Grazie. Ha chiesto la parola il sindaco. Prego, sindaco. Grazie Presidente. Io volevo fare due considerazioni in relazione al tema in oggetto e a tutta una serie di questioni che hanno sollevato i consiglieri, che sono state riportate anche dall'assessore rispetto a questa vicenda e in più in generale alla vicenda della gestione della pubblica amministrazione. Vabbè, intanto nei ruoli nuovi che faremo ci sta pure sicuramente la rete ambiente, perché già gli abbiamo accertato tutto, non era la Bucalossi ma era l'IMU, quindi poi... la Bucalossi l'abbiamo accertata, gli abbiamo fatto ricorso e anche sull'IMU è stata accertata e ci sono le procedure per arrivare a fare gli atti come lo stiamo facendo per circa 8.000 cittadini. Ma la vicenda di tutte queste questioni, allora partendo... Accertamento, sì, certo, ma lo so, mi è arrivato un messaggio poco fa. Allora partendo dalle delibere che abbiamo approvato in Consiglio Comunale del 2010 e 2011, dove lì abbiamo tracciato un percorso delle nostre aziende e soprattutto il percorso quello più importante, non perché la municipalizzata, la multiservizi era più importante dell'altra, è perché quella era l'azienda che aveva una fotografia rispetto alle problematiche estremamente disastrose. Qualsiasi analisi nuda e cruda, fredda di quella vicenda avrebbe tirato fuori un altro tipo di percorso, che è quello che è quello di chiudiamo l'azienda e ripartiamo da capo e facciamo un'altra cosa. Allora, e quindi rispetto a quella vicenda noi siamo in ritardo, sicuramente siamo in ritardo, come siamo in ritardo su tante altre cose, perché tutte queste questioni, tutte queste vicende passano attraverso la gestione quotidiana della pubblica amministrazione, passano attraverso la gestione quotidiana delle amministrazioni. E in questo momento due sono le questioni che ha in piedi un'amministrazione come la nostra, che sono fondamentali. Tra l'altro questioni che ho avuto modo di confrontare con tanti altri sindaci e in tutta una serie di eventi che sono stati messi in campo a Bari nell'Anci, sono la questione del personale e la questione... I comuni più grossi hanno un problema importante legato alla cassa, è quello dell'IMU sui fabbricati industriali, sui fabbricati D. Tra l'altro sicuramente faremo tutto quello che c'è da fare anche con la RITA, ma la maggior parte degli incassi andranno allo Stato, non è che vengono al comune, come di tutte le altre aziende. Tutte le vicende della nostra pubblica amministrazione e delle altre passano attraverso la gestione quotidiana con i nostri dipendenti, e questo è un problema per tutta una serie di fattori, perché sicuramente non abbiamo il numero ideale rispetto a quelle che sono le potenzialità della nostra amministrazione, sicuramente non abbiamo una parte consistente dei nostri dipendenti che rispetto a quello che è stato messo in campo, alle riforme che i governi centrali hanno messo in campo, non sono ancora profondamente preparati per affrontare le vicende quotidiane in maniera compiuta. Ci abbiamo alcuni settori che viaggiano a velocità buona, altri meno, e quindi questo dipende poi dal dirigente di turno e dai funzionari di turno. Quindi queste sfide le vinceremo se saremo in grado di l'anno prossimo, adesso vediamo col decreto, visto che c'è forse una riapertura rispetto a queste vicende, se saremo in grado di gestirla attraverso un potenziamento di queste questioni. Qui ho sentito termini di smantellamento o altro, qui non stiamo smantellando niente, qui stiamo riorganizzando per la maggior parte delle vicende l'assetto del comune. La Progetto Ambiente è una società del comune al 100%, la Progetto Ambiente
ha avuto la fortuna di avere meno disgrazie e ha avuto anche la fortuna di arrivare a sanare le questioni prima dell'altra, perché le questioni erano molto, di gran lunga, inferiori a quelle della multiservizi. La multiservizi oggi, in questi 2-3 anni, è rimasta ancorata a tutta una serie di problematiche, non ultima i 10 milioni che dobbiamo dare all'INPS perché dal 2009, tornando indietro, al 2003 non sono stati versati i contributi, non ultima in relazione ad alcune fatture che a più riprese sono state evidenziate, contestate e via di seguito. Io dico che siamo arrivati al crocevia di queste cose, non ci interessano di guardare queste vicende in relazione alle campagne elettorali, perché i nostri cittadini hanno gli interessi e noi soprattutto abbiamo l'interesse di risolvere le questioni, così come sono strutturate le vicende, non vanno bene, e quindi dobbiamo in modo razionale, attraverso la normativa, intervenire. Se ci interessavano le campagne elettorali, non mandavamo 8.000 accertamenti e tutto quello che sarà l'anno prossimo, anche perché le sorti di questo comune, come di tanti comuni, non passano attraverso i programmi elettorali e chi vincerà le prossime votazioni, passano attraverso il continuo risanamento delle questioni finanziarie del comune e soprattutto passano attraverso anche ad un fatto fondamentale, che tutti i cittadini sono uguali, tutti i cittadini, nelle more chiaramente delle proprie possibilità, devono pagare quanto dovuto. Per chi ha problemi quotidiani, già facciamo tanto tutti i giorni, quindi rispetto a chi ha problemi quotidiani pagare anche i nostri tributi, noi attraverso i nostri uffici, i nostri servizi sociali, interveniamo in maniera cospicua. E se le vicende del nostro corpo dei dipendenti rimane quello che è, la prossima volta invito a tutti i nostri, le coalizioni, di presentare dei programmi elettorali snellissimi, proprio con 3 cose, perché qui ci sono questioni. Noi stiamo come giunta avanti un anno almeno all'80% dei settori, e 2 anni e 3 anni rispetto ad altri, perché pochi giorni fa ho visto l'intervento sulle vicende del problema delle scuole. Noi abbiamo un mutuo, noi paghiamo da 3 anni un mutuo al terzo anno, di 700.000 euro per mettere in sicurezza a norma le scuole ai sensi dei vigili del fuoco. È come se noi comprassimo una casa, iniziassimo a pagare per 3 anni il mutuo e poi la casa ancora me la devono dare. Inizia a pagare il mutuo. Allora, queste sono questioni importanti e sono fondamentali. Cioè abbiamo una serie di situazioni che i nostri uffici, in relazione a quello che sono le loro potenzialità e il numero soprattutto, non sono in grado di gestire. E questo è una vicenda che riscontriamo tutti i giorni anche nei rapporti con le altre amministrazioni. Oggi, io questo lo dico sempre, il programma che abbiamo messo in piedi 5 anni fa, forse, non so se siamo in grado di portarlo a termine rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati, per tutta una serie di motivi. Oggi, è quello che ricordo sistematicamente, è che soprattutto i nostri dipendenti, la prima cosa che devono pensare è a far proprio dovere, perché spesso e volentieri il proprio dovere non lo riscontriamo così in maniera compiuta tutti i giorni. Allora, partendo da questo presupposto, così come lo dobbiamo fare noi il nostro dovere, probabilmente saremo in grado di dare delle risposte che non devono essere risposte elettorali o risposte. Qui c'è risposte da dare quotidianamente ai nostri cittadini, alle nostre aziende, ai nostri operai, ai nostri comitati di quartieri, alla società in generale. Questo è quello che dobbiamo fare e stiamo cercando di farlo. Adesso ogni volta che si tocca qualcosa, si sollevano cose dell'altro mondo rispetto a queste cose. C'è qualcuno che è abituato a guardare le cose sue dall'angoletto suo, attraverso i privilegi suoi. Noi guardiamo l'amministrazione
nella sua totalità, e quindi faremo del tutto per mettere in condizioni tutti i nostri settori e soprattutto le nostre aziende di poter lavorare al massimo. Io penso, partendo direttamente da una riflessione che dovrebbero fare i nostri dipendenti, dipendenti e soprattutto i dipendenti delle municipalizzate, è molto meglio se noi razionalizziamo alcune cose che le gestiamo in un altro modo rispetto a quello che subiscono anche loro tutti i giorni da parte dei cittadini, perché i cittadini non se la prendono solo con noi, se la prendono anche con i dipendenti, se la prendono con i vigili di turno, se la prendono con l'usciere di turno, è molto molto meglio. Tra l'altro, quello che abbiamo fatto in questi anni è sempre, abbiamo fatto sempre una cosa, abbiamo garantito sempre tutto, cioè nel senso abbiamo garantito lo stipendio in questi 5 anni, e 5 anni fa questo non succedeva, abbiamo garantito i versamenti, i contributi, e soprattutto abbiamo garantito il posto di lavoro, perché mi sembra che rispetto a queste ristrutturazioni, a queste cose che faremo a brevissimo, a partire dal 1 gennaio, mi sembra che non c'è l'ipotesi di smontare, di spacchettare o di mettere a riposo i dipendenti delle nostre aziende municipalizzate. Quindi questo è quello che faremo, e lo faremo, lo dobbiamo fare anche in maniera veloce, perché prima rimettiamo in carreggiata alcune questioni, prima scoviamo gli 8.000-9.000 evasori e prima mettiamo in condizione la nave, soprattutto in relazione a quelle che sono le nuove normative di gestione della finanza pubblica, mettiamo in condizione di gestire le questioni in maniera compiuta, perché se no non andiamo da nessuna parte. Grazie Sindaco. Ci sono interventi, altrimenti... Sì, per dichiarazione di voto, prego. Ah. Bafundi, prego. Presidente, no, soltanto un altro intervento, perché poi l'assessore mi ha fatto ricordare Michele Telesca. Eppure ce ne vuole per ricordarmi Michele Telesca a me, quando faceva l'assessore. Michele si metteva lì ogni tanto, predicava. E poi dopo arrabattava qualcosa e poi diceva vabbè, tanto tutto va bene, che problema c'è? Eppure ce ne vuole, ce ne vuole veramente. Ma fatti, cioè in alcuni passaggi, assessore, lei, ma meraviglia, no, complimenti, come no, a voglia, complimenti sì, ma meraviglia no, perché quando lei fa un passaggio sulla multiservizi e dice noi applicheremo l'articolo 808 del codice civile per poter fare, per mettere su poi un contenzioso. Ma un contenzioso con chi? Con la stessa società del comune. Prima all'altra società, la Progetto Ambiente, che tanto esalta il sindaco, voglio ricordare che tanto esalta il sindaco, ci abbiamo dato dei soldi quando stavamo in contenzioso con la Progetto Ambiente. L'assessore precedente a lei ha sistemato un sacco di conti con la Progetto Ambiente. Adesso con questa azienda facciamo l'arbitrato. Facciamo l'arbitrato con un'azienda che è il 100% del comune. Io gli ho letto il passaggio dell'informativa sull'attività di direzione e coordinamento, gli ho citato l'articolo 2497, lei se ne è fregata altamente dell'articolo in cui dovevamo che il comune ripiana, e mi ha citato l'808 dicendo che comunque ci abbiamo un contenzioso. Michele Telesca così faceva, quando non c'aveva voglia, ogni tanto via, facciamo il contenzioso, chiamava Polito, vieni qua, facciamo il contenzioso. E la stessa cosa vuol fare lei, ma faccia capire. L'arbitrato su che cosa? Su un'azienda nostra. Ma su un'azienda nostra facciamo l'arbitrato. Cioè non basta quello, dobbiamo pagare pure un'altra persona per pagare i debiti su casa nostra. Se il ripiano deve farlo il comune, ma quale arbitrato dobbiamo fare? Quale arbitrato? Ma lo capisce che sta dicendo? Ma faccia capire. Parliamo di arbitrato. Dica che ci stanno dei problemi che comunque non si possono ripianare, l'ha detto prima la collega, lo dico prima, che ci stanno alcuni conti che non si possono ripianare perché l'INPS se ne frega altamente di queste cose, vuole i soldi e vuole anche gli interessi. Dica pure che ci stanno delle fatture che purtroppo, o vostro malgrado, non si potranno mai pagare, perché ovviamente non si possono manco conteggiare con debiti fuori bilancio, l'ha detto prima la collega, che avete deciso
deciso, poi il sindaco dice non si smantella. No, si smantella, sindaco, si smantella, perché se un bilancio è positivo, voi state smantellando un'azienda attiva. Un'azienda attiva state smantellando. Il bilancio, dovete dire, è un bilancio gonfiato, dobbiamo accettare che comunque il bilancio è gonfiato e che, come diceva il collega prima, o chi fa il revisore sta dicendo una cosa, una corbelleria, oppure i revisori si devono adeguare e dicono va bene tutto, va bene tutto. Ha capito perché gli dico, lei non conosce Michele Tedesco, ma io, il sindaco e tanti altri che stiamo qua dentro lo conosciamo. Michele così faceva, però trovava sempre una strada, fino a quando poi eravamo costretti a cacciarlo perché non c'era più possibilità. A lei non lo cacciano, perché tanto ci saranno i cittadini che tanto lei non, vota, non dovranno votare lei, dovranno votare chi si presenterà alle prossime elezioni. Lei l'ha detto, molte cose arriveranno nel 2018, il 2018 questa amministrazione non ci sarà più, ci sarà la campagna elettorale. Quindi quei soldi andranno a carico di chi ovviamente sarà seduto dentro questa assise. Ha detto bene. I soldi stanno arrivavano una volta e stanno ancora arrivando da alcuni settori di questa amministrazione, ma altri soldi non arrivano. Come faceva lei a dire, no, facciamo un introito perché abbiamo messo a regime, cosa ha messo a regime? Pure l'ASER aveva messo a regime i tributi, pure l'ASER faceva la stessa cosa che fate voi, riscuoteva. Però l'ASER era una, voi ne avete messe quattro. Quattro aziende per riscuotere gli stessi soldi che ne riscuoteva una, ma fatta una guerra per cacciarli. Per fare che cosa poi? Pigliare i dipendenti e passarla alla progetto ambiente. Ma non stanno bene dove stanno questi dipendenti. C'è bisogno di portarla alla progetto ambiente per fare la stessa cosa che fanno gli altri. O chiamare altre due aziende, una per la riscossione coatta e l'altra perché ovviamente hanno messo due impiegati lì che fanno il front office. Vabbè. Pigliavamo, invece di pigliare quelli, pigliavamo un altro, duravamo tutti i servizi e facevamo il front office con quegli altri due, era risolto. Oppure pigliavamo qualche altro che è stato assunto nella municipalizzata e passavamo lì. Tanto se ne hanno pigliati quattro, pigliavamo tutti e quattro, risolvavamo il problema, non c'era bisogno di pigliare uno o due. Pigliavamo tutti e quattro, risolvavamo uguale il problema. Assessore, sento, una volta, prima che me ne vado da Stassise, mi faccia il favore, ammetta la realtà, dicendo, ci sono delle incongruenze. Dove vai? A mare. Me ne vado a mare, sto meglio anzi, guarda. No, anzi se sta bene, giuro se sta bene a mare. Dica la verità, c'è sta un problema economico che non si potrà mai saldare, oltre i 4 milioni che si dicevano prima, non si potranno mai, i 10 milioni non si potranno saldare, abbiamo un problema dove sistemare alcune posizioni che comunque, anche se c'è sta il contenzioso, dobbiamo ripianare perché il comune che ripiana, ma eviti che ci dica che mettiamo un arbitrato su un'azienda nostra, eviti per cortesia, lo eviti. Non troviamo un altro avvocato come abbiamo fatto all'assessorato all'urbanistica per fare che cosa, per trovare un contenzioso e l'avvocato non so se ha fatto mai una pratica, perché mo sto chiedendo se ha fatto mai una pratica quell'avvocato. Però viva Dio, là, meno male. Funziona tutto perché effettivamente io l'ho provato pure io alcune cose. Vai, trovi la gentilezza degli impiegati comunali e le cose comunque la porta te la apre. Viva Dio. Ma l'avvocato a che ci è servito a pagare l'avvocato lì? A cosa serve? A cosa è servito? Me lo chiedo. Ma non lo saprà manco lei, credo, assessore, perché ho pagato. Credo che non lo sa manco lei. Sta lì, però non si sa perché ho pagato. Allora, assessore, eviti quest'altro sperpero di denaro, per cortesia. Cioè, eviti. Grazie. Grazie. Allora, per dichiarazione di voto, chi è che deve intervenire? Porcelli, Tomazzetti, poi Romualdi. Chi c'è poi? Sì, La Pegna. Ok, prego, consigliere Porcelli. Grazie, presidente. Brevissima, perché ovviamente quello che c'era da dire è stato detto prima. È chiaro che così non si va da nessuna parte, e se è vero, qualora aveste mai l'intenzione davvero di spacchettare, ridimensionare, modificare quello che sarà l'azienda, in particolare la multiservizi,
vi assumerete voi la responsabilità doppia, perché molti di voi c'erano quando è nata la multiservizi, lei sindaco era assessore, e l'altra responsabilità è quella di, nonostante aver messo a posto i conti, riportato l'azienda alla situazione di partenza, cioè da quella situazione nella quale voi avevate ereditato da chi vi precedeva una situazione fallimentare, l'avete riportata esattamente al punto di partenza, quindi non siete stati in grado né di sanare il deficit né di fare qualcosa per bloccare un andazzo che evidentemente neanche un nuovo direttore con caratteristiche magari migliori di chi lo aveva preceduto ha potuto esaudire queste richieste. Però vede sindaco, lei nelle sue giustificazioni, quando non sa più che cosa dire e come giustificarsi, raschia il fondo del barile. Io rispondo anche perché mi sento tirata in causa da un suo sproloquio, perché poi facciamo l'aria fritta e lei è bravo a farla, e a proposito delle scuole. Allora io le ricordo, le rinnovo per l'ennesima volta questo invito, perché altrimenti poi mi toccherà chiamare evidentemente l'ASL, i vigili del fuoco, i carabinieri, non lo so, visto che nessuno in questa città si assume la sua responsabilità. Ci sono degli istituti scolastici che non hanno le porte antincendio, ma hanno porte di ferro dei primi anni 70 che si chiudono a chiave, perché altrimenti i bambini scappano. Lei ha voluto in maniera molto meschina attribuire questo intervento a me, parlando addirittura di privilegi e di conflitti di interesse. Io non ho conflitto di interesse, lei si riascolti quando parla, evidentemente non si sente bene o se ne è dimenticato di quello che ha detto, come via Gorgona. Allora, le mie figlie andranno alla scuola che rientra in questa fattispecie, ma non sono le uniche due bambine, ci sono 508 bambini che ogni giorno vanno in una scuola che non ha le porte antincendio, e non è l'unica scuola, ce ne sono altre. Allora, se avete un milione di euro stanziati, comprate se cavolo de porte, una porta con il maniglione antipanico di quella misura costa 700 euro, un'amministrazione brillante, come dice lei, che siete, che fate, disfacete, gestite le vicende eccetera eccetera, non è in grado di mettere una porta. Io con l'assessore ci parlo spesso e volentieri, lo vedo che è ricettivo, che ha voglia di intervenire, ma voi non potete sempre dare la colpa ai dirigenti che sono incapaci, svogliati oppure che non sono adeguati. Allora, voi siete i politici, basta con questa storia, i tecnici. I politici che ci stanno a fare? Qual è la vostra priorità? È quella di dare delle scuole adeguate? Allora fate gli interventi che debbono fare, fateci capire con i soldi che avete preso dalla Regione Lazio per ristrutturare degli impianti scolastici che cosa ne avete fatto, perché ci sono scuole nelle quali andavano abbattute le barriere architettoniche e stanno ancora là, perché ci sono papà che stanno sulla sedia a rotelle e non possono entrare nella scuola dei loro figli, ci sono bambini disabili che si trovano a passare su passerelle che non sono neanche degne di questo nome. Allora poi non mi fate tirare fuori queste cose, perché mi sembrate quelli che fanno la letterina all'inizio dell'anno e viva la scuola e che bella la nostra scuola, e poi non ci rendiamo conto neanche di dove stiamo. Di voto, appunto, il voto è negativo anche su quello che si fa nel resto dei settori, però in questi due argomenti il voto è negativo, perché scusate, parliamo anche di interventi di settori come lavori pubblici, avete detto che l'azienda multiservizi non è in grado di gestire all'altezza, allora evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella gestione, allora non siete stati in grado di sanare queste vicende. Grazie.